Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maverick, voi siete su Gamers TV e oggi, come vedete, siamo su un gioco nuovo di zecca perché è Lost in Random, uscito stamattina stessa. È uscito alle 11, l'ho scaricato e lo sto registrando praticamente a 2 ore dall'uscita, quindi è proprio fresco fresco. Io sono solo entrato e ho messo a posto due impostazioni grafiche. Devo capire un attimino, adesso la musica nel menu è abbastanza alta, devo capire, probabilmente per questo video sarà un po' alta, poi semmai la eliminerò del tutto. Adesso non lo so, perché non so come gestirla. Più che altro mi sembra molto alta. La metto molto più bassa la musica. Non voglio che dia fastidio. E soprattutto non vorrei mai che rompessero le scatole in qualche maniera. Comunque, non ho mai giocato a questo gioco. Non so assolutamente nulla. In realtà so, diciamo, di cosa parla. Praticamente è questa ragazzina che vive con sua sorella in questo mondo un po' particolare, diviso in 6 regni, e ognuno di questi regni, diciamo, ha un livello di vivibilità diversa, ovvero c'è quello più ricco, c'è quello un po' meno ricco, un po' meno ricco, poi c'è proprio quello super povero, e loro vivono in quello super povero, e quando compiono una certa età, che mi pare sia 12 anni, 13 anni, loro devono lanciare il dado, questo dado che si vede anche qua nel menu principale, e ogni faccia del dado è uno di questi regni. Quindi se tu fai un numero basso vai a vivere nel regno del numero basso, se invece fai 5 o 6 vai a vivere nel regno più alto, diciamo più alto locato, dove sembra che comunque la vita sia un pochino migliore, però poi bisognerà vedere come funzionerà la cosa. L'altra cosa particolare di questo gioco è che appunto questo dado, a parte vabbè il lancio di quando fai 12 anni, noi ce l'avremo come compagno di squadra e sarà lui che darà un briciolo, diciamo, di casualità a quello che sarà il gameplay. Quindi il gameplay non sarà semplicemente vado in giro e meno tutti, no, sarà vado in giro e meno tutti ma in base a quello che esce dal dado. Poi bisognerà vedere com'è gestito. Allora io adesso il mouse lo levo così che non dia fastidio e farei inizio a giocare nuova partita. Speriamo che non ho problemi con la registrazione come ho avuto con Biomutant, perché quello è stato veramente un suicidio. E ora ci sentiamo dopo. From your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance. Epic tournaments in which their very lives would hang in the balance. Ok, adesso vabbè, facciamo questa parte di tutorial, quindi siamo già questa che è tipo super skillata. Assorbiamo questa qui, sono i cristalli, come vedete si sta caricando la carta. La carta ancora non è carica, ok, c'è la schivata col cerchio, perfetto. Tieni premuto attacca o tieni premuto per l'attacco pesante, va bene. No, merda. Perfetto, e adesso abbiamo la carta. Adesso quella carta la devo lanciare con così. Cioè non lancio la carta, lancio il dado. Il dado ha fatto 2 e mi ha dato sto coso in mano. Ok, quindi diciamo che mi ha dato questa nuova arma che prima non avevo. Va bene. E la casualità sta nel fatto che appunto io non posso studiarmi una strategia e devo per forza giocare con la strategia che la casualità mi dà. Quindi io cerco di giocare con la mia di strategia. Però se la casualità mi dà un'arma diversa o un'abilità diversa da quella che sto cercando di usare io, ovviamente mi manda in crisi, diciamo. Comunque la musica è lo stesso altissima. Io spero che non mi diano copyright per la musica, perché è parte integrante del gameplay, però sapete. That was in the era of the dice wielders, and like all eras, it too would come to an end, fading into legend and mystery. Our story begins later. Ok, noi siamo a Primagora. Come vedete, quelli era il mondo, diciamo, più entirely by people who have never been dealt a fair hand. Attention, wanners! I am the queen. And my dark dice will decide your fate. Random rules!
see that, Bernard. You're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty three, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating. Well, so is having an almighty dice, snake eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even, I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on, hurry up! Now we really have to run! Carino. Cos'è il mezzo di trasporto della regina? Ah sì, comunque sentite adesso che la musica si è abbassata tantissimo. Giustamente, come gli ho detto io. Il giorno del dado, segui Odd. Odd dovrebbe essere appunto la sorella e noi siamo Alea. Oh sì, vabbè, magari mi sbaglio. Comunque probabilmente questo primo gameplay sarà molto poco gameplay e molta più storia, perché giustamente è il primo. E c'era un coso lì da prendere, ma non me l'ha fatto... Vabbè, non me l'ha fatto prendere. Comunque sarà molto più gameplay che... scusate, sarà molto più storia che gameplay, perché c'è appunto tutta il preambolo della storia iniziale. Ok, adesso dobbiamo sconfiggere sto ragno. Ma mi diceva mira e spara. Ah, abbiamo la fionda. È vero, sta cosa me la stavo dimenticando. Abbiamo questa fionda che... ci permette appunto di avere una specie di sparo, anche se non fa danno. Diciamo che è un'arma giusto da dare magari fastidio, da far esplodere cose. Però non è un'arma propriamente, cioè non è che puoi sconfiggerci la gente. A meno che non devi mirare proprio in un punto preciso. Ah, lunga vita d'Alia no, ok, è la regina, ok. Non so come ci chiamiamo noi, aspetta un attimo. Even, ecco. And so the queen decreed that any child who had reached the age of 12 anni, non 13, va bene. Bisogna lanciare il dado supremo. Which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal. Bring me all of the children. An old crawl space. It works for us. Nice work, Bernie. Let's go. Va bene, allora, la schivata c'è, anche se solo un combattimento. Cioè, qua non funziona, almeno. Prima in realtà l'ho fatto soltanto con quell'altro. Makes it very easy for all of you to do what she says. Since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move them, make sure that you are feeling the correct emotion, which is... Quindi la loro idea è che la regina appunto fa andare i vari bambini nel regno, che il dado... che il dado decide, diciamo decide, va a caso. Questa cosa della casualità la vedono come una cosa... sacra praticamente. Even, Odd, where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad, I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Ok, come vedete i nostri genitori ci stanno cercando di nascondere. Oh, Even. And I got a present for you. It's so cute. Make a wish. Minchia. Bel desiderio che hai speso. Porca miseria. Bisogna andare un po' a raccattare statizie adesso. And the queen said every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Random rules. Be grateful, this is child, random rules. Herself is here. Il caso for your comanda. Special day. E questa dovrebbe essere la regina, appunto. Il dado supremo della regina.
Il punto è che ogni regno, oltre ad avere un, diciamo, diverso livello di povertà o di ricchezza, ha anche uno stile di vita diverso. Come avete visto prima, il 3 era quello della guerra. Ecco. Mi sembra che quel dado sia leggermente truccato. Mi sembra leggermente. And so Odd's destiny came to be living by the side of the queen up in the Sixer's palace, where it was said all dreams came true, but Even's nightmare was just beginning. Ecco, adesso probabilmente, a parte raccattare la sorella, dovremo probabilmente smascherare il trucco della regina, perché appunto, come avete visto, il dado era totalmente truccato. Quindi probabilmente dovremo far capire a tutti che la regina sta truffando tutti col dado truccato, che quindi decide lei cosa... dove va la gente. Giustamente adesso ci abbiamo gli incubi. Questo era logico. I'm coming for you, sis. Hold on, Odd. Ah, la vede come un fantasma addirittura. Minchia, pesante. Odd, I'm gonna find you, okay? Ah, vabbè, giustamente adesso vede la sorella. È abbastanza creepy, eh. Come vedete, come Tony è molto alla Tim Burton. Quindi come è tutto molto creepy.